Sono Adrian 2D. Tutta la mia opera matematica si focalizza sui numeri complessi. Ho contribuito a far progredire la geometria algebrica e la teoria dei sistemi dinamici. Questi numeri hanno una lunga storia. Qui a sinistra potete vedere Tartaglia e Cardano, i pionieri vissuti durante il Rinascimento. A destra, Cauchy e Gauss, che hanno consolidato la teoria nel XIX secolo. I numeri complessi non sono così complessi come si potrebbe credere. All'inizio erano chiamati i numeri impossibili e ancora adesso sono talvolta chiamati immaginari, perché in verità bisogna avere dell'immaginazione. Oggi però questi numeri hanno invaso la scienza e non sono più veramente misteriosi. In particolare, è grazie a loro che si possono costruire dei bei insiemi frattali, argomento su cui ho lavorato molto. Ho pure realizzato un film, La dinamica del coniglio, uno dei primi film d'animazione matematici. Vi spiegherò innanzitutto i numeri complessi alla lavagna. Ai matematici piace scrivere con i gessetti. Vedrete come il righello, la squadra e il goniometro abbiano talvolta dei comportamenti insoliti. Tracciamo una retta graduata alla lavagna. Una delle più belle idee matematiche è di collegare la geometria all'algebra. È il punto di partenza della geometria algebrica. Come si addizionano dei numeri, si possono addizionare dei punti. Ecco un punto rosso sulla retta ed un altro blu. Addizioniamo questi due punti. Otteniamo il punto verde. 1 più 2 uguale 3. Se i punti rossi e blu si spostano, lo stesso vale per il punto verde, che è la loro somma. Ancora più interessante, si possono moltiplicare dei punti. Osserviamo ad esempio la moltiplicazione per meno 2. Essa trasforma il punto 1 nel punto meno 2. E se si moltiplica ancora per meno 2, dobbiamo fare lo stesso movimento, cambiare di lato rispetto all'origine e raddoppiare la distanza dall'origine. Otteniamo chiaramente 4. Se si moltiplica due volte di seguito per 2, si moltiplica per 4. La moltiplicazione per meno 1 è molto semplice. Ogni punto è inviato nel suo simmetrico rispetto all'origine. Vale a dire che bisogna effettuare un mezzo giro, o, se preferite, una rotazione di 180 gradi. Se si moltiplica un numero per se stesso, il risultato è sempre positivo. Per esempio, se si moltiplica per meno 1, si ruota di mezzo giro. Dunque, se lo facciamo una seconda volta, ritorniamo al nostro punto di partenza. È per questa semplice ragione che meno 1 per meno 1 dà 1. Vedrete ad esempio che la moltiplicazione per meno 1 invia 2 in meno 2 e che se si moltiplica ancora per meno 1 si ritorna in 2. Tutto ciò è evidente, non è vero? Non c'è quindi nessun numero che moltiplicato per se stesso dia meno 1. Detto in altri termini, meno 1 non ha radice quadrata. Ma stiamo sottovalutando l'immaginazione dei matematici. Robert Argand, all'inizio del XIX secolo, ebbe una grande idea. Visto che moltiplicare per meno 1 corrisponde a ruotare di 180 gradi, la sua radice quadrata corrisponde a far ruotare di metà, di 90 gradi. Se compio due volte un quarto di giro, ho ruotato di mezzo giro. Il quadrato di un quarto di giro è mezzo giro, dunque meno 1. Bastava pensarci. Argand dichiara dunque che la radice quadrata di meno 1 corrisponde al punto che è l'immagine di 1 dopo una rotazione di 90 gradi. Ma è chiaro,
Questo ci obbliga ad uscire dalla nostra retta orizzontale e decidiamo in questo modo di attribuire un numero a dei punti del piano che non sono sulla retta. Visto che come costruzione è un po' bizzarra, si dice che questo punto, radice quadrata di meno 1, è un numero immaginario e i matematici lo denotano con i. Adesso che abbiamo osato uscire dalla retta, il seguito viene da sé. Noi possiamo rappresentare 2i, 3i. A tutti i punti del piano corrisponde un numero complesso e reciprocamente ogni numero complesso definisce un punto sul piano. I punti del piano sono diventati dei numeri a pieno titolo. Questi numeri possono essere addizionati come dei numeri ordinari. Guardate il punto rosso, che è il numero 1 più 2i. Aggiungiamogli 3 più i, che è il punto blu. Ebbene, possiamo semplicemente fare la somma, come imparano i bambini. La somma dà 4 più 3i. Dal punto di vista geometrico, corrisponde alla somma dei vettori. Come potete vedere, i numeri complessi si sommano senza difficoltà. Tuttavia, molto più interessante è il fatto che i numeri complessi possono anche moltiplicarsi, esattamente come i numeri reali. Vediamo un po'. Noi sappiamo moltiplicare un numero complesso per 2. 2 volte 1 più i dà 2 più 2i. Dal punto di vista geometrico, moltiplicare per 2 è semplicemente una dilatazione per 2. Il doppio del punto rosso è il punto verde. Moltiplicare per i non è particolarmente difficile. Visto che sappiamo che i corrisponde al ruotare di un quarto di giro, per moltiplicare 3 più i per i basta quindi far ruotare il punto di un quarto di giro, ottenendo il punto meno 1 più 3i. Non sono poi così complessi i numeri complessi. Ed infine, possiamo moltiplicare due numeri complessi, qualsiasi, senza nessun problema. Proviamo ad esempio a moltiplicare 2 più 1,5i per meno 1 più 2,4i. Si procede come di solito. Si moltiplica prima per 2, poi per 1,5i e si sommano i risultati. Si ottiene dunque 2 più 4,8i meno 1,5i più 3,6i per i. Ora, ricordiamoci che i al quadrato dà meno 1. È per questo che l'avevamo inventato. Quindi otteniamo meno 2 più 4,8i meno 1,5i meno 3,6. Mettiamo un po' d'ordine. Otteniamo meno 2 meno 3,6 più 4,8i meno 1,5i. Vale a dire meno 5,6 più 3,3i. Ecco, adesso siamo capaci di moltiplicare i numeri complessi. In altri termini, sappiamo moltiplicare i punti del piano. È incredibile. Credevamo che il piano fosse di dimensione 2, visto che servono due numeri per descrivere la posizione di un punto qualunque. Ed ora vi dico che in realtà basta un solo numero. Semplicemente abbiamo cambiato l'insieme dei numeri. Ora lavoriamo con i complessi. Abbiamo così l'occasione di definire due nozioni, il modulo e l'argomento di un numero complesso. Il modulo di un numero complesso z è la distanza dall'origine del punto che gli corrisponde sul piano. Prendiamo il righello per misurare il modulo del punto rosso, vale a dire il punto 2 più 1,5i.
Bene, abbiamo misurato una lunghezza di 2,5. Il modulo di 2 più 1,5i è dunque 2,5. Per il punto blu troviamo 2,6. E per il punto verde, che è il prodotto del punto rosso e di quello blu, troviamo 6,5. Questo è un fatto generale. Il modulo del prodotto di due numeri complessi non è altro che il prodotto dei moduli dei due numeri. L'argomento di un numero complesso si ottiene misurando l'angolo tra l'asse delle ascisse e la retta che congiunge l'origine al punto. In questo caso, per esempio, l'argomento del numero complesso rosso è uguale a 36,8 gradi. Quello del punto blu è 112,6 gradi. E quello del prodotto, il punto verde, è di 149,4 gradi. È la somma degli argomenti dei due numeri. Quando si moltiplicano due numeri complessi, i moduli si moltiplicano e gli argomenti si sommano. Terminiamo il nostro primo incontro con i numeri complessi con la proiezione stereografica. Prendiamo una sfera tangente alla lavagna nell'origine. Per proiezione stereografica, ad ogni punto del piano della lavagna, vale a dire ad ogni numero complesso, corrisponde un punto della sfera. Solo il polo nord della sfera, vale a dire il polo di proiezione, non è associato ad alcun numero complesso. Si dice che è associato all'infinito. È per questo che i matematici dicono che la sfera è una retta proiettiva complessa. Perché retta? Perché abbiamo bisogno di un solo numero per descrivere i suoi punti. Perché complessa? Perché tale numero è complesso. Perché proiettiva? Perché proiettando abbiamo aggiunto un punto all'infinito. Un po' bizzarri questi matematici, che dicono che una sfera è una retta.